Buongiorno! Noi siamo tutti qui? Andiamo? Mi sentite? Andiamo! Noi siamo tutti qui all'aeroporto perché stiamo partendo. Oggi abbiamo le facce gonfissime, siamo stravolti perché abbiamo già preso un aereo ieri che partiva alle 6, quindi ci siamo dovuti alzare alle 3 del mattino tutti quanti. Poi siamo stati tutto il giorno ad un parco divertimenti, siamo rientrati tardissimo a casa. Tra una cosa e l'altra siamo andati a letto a 1 di notte passata e poi stamattina alla sveglia ha suonato alle 7. Quindi siamo veramente distrutti. Ma in ogni caso noi siamo pronti perché adesso inizierà la nostra vacanza, quindi il nostro viaggio per partire in Turchia. Io spero di riuscire a farvi vedere quanto più possibile. Presto vi mando un bacio e ci vediamo più tardi. Acquisti d'aeroporto. Libro, bimbi permettendo, non so se riuscirò a leggerlo. Una penna che mi serviva proprio per l'agenda, perché questi sono i colori che uso per scrivere nella mia agenda. Il viola per la bambina, il verde per il bimbo, il rosa per me. E dietro si vede anche l'azzurro, poi l'aprirò, l'azzurro, che invece utilizzo per mio marito. Poi ho acquistato queste, che ritengo siano molto utili, soprattutto quando non si ha lo spazzolino a portata di mano. Crema mani. Oh, ma pompa da qualcosa in realtà. È un balsamo, perché anche se ci dovessero essere i prodotti nell'hotel, preferisco avere un balsamo buono, insomma, per i capelli. È tutta. Eccoci qua. Mamma. Sì? Ce l'abbiamo fatta, ma stanchi, eh? Siamo stanchissimi, anche i bambini sono un po' stanchi. Eccoci qua, siamo nel nostro appartamento ad Istanbul e ora ve lo mostrerò subito. Allora, questa è la zona giorno. Qua c'è un mobile, la porta d'ingresso, dicevo qua c'è un armadio, il tavolino per mangiare, questo è un salotto ma è già stato preparato come letto per la bimba, le poltrone. Qui subito alla mia sinistra c'è il bagno. Il lavandino con le ciabatte, il phon, bagno, asciugamani. Poi qui abbiamo la cucina. Abbiamo la cucina col bollitore, il frigo. Vediamo il frigo. E qui c'è la nostra camera da letto. È semplice ma molto carina. Le tende le adoro. Il letto, insomma, bruttino. Vediamo cosa c'è fuori, cosa si vede fuori. Ah, c'è la strada, ok. Siamo in periodo di Ramadan, quindi le persone si riuniscono la sera per mangiare anche nei parchi e nelle aiuole, bellissimo. Riso e patatine fritte con la moussaka, patate di olive, piatti per la bimba. Cosa vuoi, amore? Yes, I'm going to have a little bit of a
Son dakika gittikten sonra bir görmüyor. Gökhan abi. Poi siamo andati a Side e si conclude così il video di Istanbul. Questa è stata la sera prima dell'attentato. Siamo stati molto fortunati perché noi siamo partiti appunto la sera prima. Bene, con questo video è terminato, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!